Ebbene, il nostro viaggio continua e oggi siamo in Asia, in Cina. No, non è vero, siamo nel Canavese, una regione a vocazione agricola e gastronomica, tra le più importanti della provincia di Torino, ma oggi non parliamo di erbaluce, non parliamo dei prodotti tipici canavesani, ma siamo qui da il vivaio Le Moie con il signor Emanuele, che subito vi presento, a vedere qualcosa di straordinario, di unico nel nostro panorama. Emanuele, che cosa abbiamo qui alle nostre spalle? Vedo subito delle cose straordinarie e gigantesche. Coltivo piante acquatiche da tanti anni e qui nel Canavese abbiamo trovato questo posto con tutta una serie di risorgive naturali. Siamo in mezzo ai campi di Gran Turco e quindi sembriamo un po' fuori posto, ma in realtà il clima va benissimo e coltiviamo piante, direi, tropicali, ma che nella stagione estiva vivono tranquillamente fuori da noi. Ecco, dicevo, siamo in una zona a vocazione agricola e gastronomica, terra di erbaluce, però ecco, come le è venuto in mente di pensare di riuscire a creare un giardino acquatico come questo? È un hobby, una passione, oppure c'è un risvolto anche commerciale? Ci si può campare o comunque tirare fuori qualcosa anche di commerciabile? Come tutte le cose, penso che iniziano sempre così, come hobby, come passione, così. In realtà da qualche anno a questa parte stiamo valutando anche l'ipotesi di renderla fruibile innanzitutto, e anche come coltivazioni andare su coltivazioni che da noi non ci sono, nello specifico il fior di loto, il nelumbo, che ha le radici che le mangiamo sovente nei ristoranti cinesi e non sappiamo da dove arrivano, sì. Noi oggi siamo qua per questo, ma i suoi vicini di casa, e qui siamo circondati da campi di mais, quando hanno visto queste piante stranissime, queste foglie, che cosa hanno pensato? Non ho idea, sinceramente, ma penso mi avranno dato del matto più di una volta, penso. Quindi. Beh, un po' di follia ci deve essere, ma di fatto poi sono i creativi, quelli che hanno le visioni, anche azzardano cose come questa. Non coltiva queste piante solo per uno scopo, diciamo, perché sono belle da vedere, perché sono ornamentali, ma hanno anche un risvolto gastronomico. Sì, sì, indubbiamente sì. Di queste piante si mangiano dei particolari, ad esempio delle vittorie si mangiano il fusto, una volta sbucciato perché ha tutte le spine, si utilizza il fusto e si utilizzano i semi saltati come fossero i popcorn. Poi abbiamo del fior di loto che si mangia praticamente quasi tutto, nel senso che sia il rizoma si cucina in diversi modi, i semi si mangiano, i germogli si mangiano, la capsula portasemi quando è verde si mangia. E poi ancora abbiamo il taro, la colocasia, che ha la patata che è commestibile anche lei, quindi tutta una serie di cose che stiamo testando. Noi li vedremo poi uno per uno nel dettaglio, e oggi pomeriggio sarà con noi di nuovo Silvia Ling del ristorante Zhejiang di Torino per tradurre tutti questi ingredienti, il loto in modo particolare, le radici, in ricette. Non so voi, ma io sono molto incuriosito da queste foglie gigantesche. Ma quanti anni ci mette questa pianta a diventare di queste dimensioni? No, assolutamente molto meno. Non si parla di anni, si parla di mesi. Questa è una pianta che qui da noi ha bisogno di 8-9 mesi per fare tutto il suo ciclo vitale.
ma ha bisogno di 8-9 mesi di estate. Noi purtroppo non glieli possiamo dare e quindi dobbiamo barare un attimino. Praticamente la coltiviamo all'interno di piccoli acquari a febbraio, al massimo i primi di marzo, quindi la teniamo 2-3 mesi al chiuso così, con le lampade sopra per dargli la luce, e le tiriamo poi fuori solo metà maggio, fine maggio, quando le temperature dell'acqua notturne, quindi le minime, superano i 20 gradi, perché altrimenti si blocca, regredisce e non va. Quindi siamo a fine settembre, siamo un po' alla fine del loro ciclo vitale. Assolutamente. Sino ad agosto più o meno, noi vediamo che le foglie, ogni foglia quando cresce è superiore come grandezza alla foglia precedente e quindi è un continuo susseguirsi di crescite. Poi arriviamo ai primi di agosto così, che ha un momento di stasi, una quindicina di giorni, e poi dopo Ferragosto, dopo la fine del mese, inizia a regredire, quindi ogni foglia nuova è più piccola di quella precedente. Infatti adesso siamo con misure decisamente più piccole. Certo. Abbiamo delle foglie che hanno in realtà un picciolo abbastanza corto, perché hanno trovato subito lo spazio e si sono fermate lì, mentre altre si devono fare spazio perché lì vicino ci sono altre foglie, quindi si allargano a raggiera. Sì, sì, anche perché le foglie diventano anche molto grandi. Nel fondo della foglia c'è tutto un discorso di trame e ci sono come dei quadratini, delle piccole cellette che in realtà rimangono piene d'aria, quindi noi stiamo parlando di una foglia che riesce a mantenere questo peso semplicemente perché sotto è come se avesse un cuscinetto d'aria. Ma possiamo vederlo? Certo. Curiosissimo questa cosa. Guardate questa opera ingegneristica della natura. Guardate che trame, che disegno, e proprio queste cellette che sembra proprio un sistema di palafitte per galleggiare. Incredibile. Ed è anche molto spinosa. Ah, ecco, ma punge? Assolutamente sì. Bisogna fare attenzione. Ecco, una specie di cactus. Una spina che mi è rimasta. Mannaggia. Bene, direi che di questa pianta abbiamo visto abbastanza. Ora non c'è che l'imbarazzo della scelta, direi di lanciarci direttamente sulle radici di loto. Perfetto. Ora andiamo a vedere come si estraggono le radici di loto dalla pianta che cresce sotto nella fanghiglia. Sotto, nella fanghiglia, sì, come le nostre patate. Tanto ecco. Che... Ah, ecco, spuntano già, si vedono, sì. Lì. Allora, qui bisogna tutta la mappa di radici, chiaramente, che è molto evidente, e loro restano sotto nella parte bassa, quindi bisogna tirar su tutto per arrivare poi ad avere. Quanti ne produce una pianta? Circa come. Ma questa pianta da qua io penso che tiriamo fuori 5-6 kg tranquillamente. Perfetto. Forse anche di più. Da una pianta sola, da un rizoma dell'anno scorso. Senti Emanuele, ma a casa la mangiate voi? Assolutamente sì, mi piace tantissimo. E come la fa con la bagna cauda? Già provata? No, con la bagna cauda non ho provato, però potrebbe essere un'idea. Un'idea. Sì. Ma questi qui secondo lei potrebbero andare bene per Silvia, lei che la conosce? Assolutamente sì, non è la prima volta che glieli do e quindi... Conosce le sue esigenze. So per certo che questi la faranno molto felice. A tutte le barbe. Sì, questi sono gli internodi praticamente. E ogni internodo abbiamo sempre la parte che va avanti dritta, un ramo laterale, foglia e fiore. Altro internodo va avanti, è sempre la solita. È un colonizzatore. Insomma. Assolutamente sì, è infestante di un certo livello. E considerate che in una stagione una radice può fare anche 7-8 metri. Incredibile. In linea. Gliene pigliamo ancora uno? Sì, sì. Allora, così. Oggi ci facciamo una bella scorpacciata di radici di loto. Ecco qua, altro se ne vede già anche la sezione, vedete che bel disegno che ha. All'interno è cavo.
tutta la pianta è cava del fior di loto, dalle foglie, i fusti, tutto quanto. I fusti dei fiori, le radici. E questi sono germogli invece. E questi sono germogli. Praticamente la pianta adesso va in riposo. Il prossimo anno tutto quello che voi vedete sarà morto, quindi le foglie saranno secche e si butteranno via. Ma anche se non viene raccolto, quando lui parte il prossimo anno, il pezzo dietro resta, diventa marrone, diventa parte da buttare, cioè materia organica appunto, niente. Quindi abbiamo visto il tubero, poi vedremo come si lavora, ma non è l'unica parte commestibile della pianta, perché abbiamo le foglie e i semi. Sì. E qui c'è tutto. Abbiamo nel vivaio, nel suo vivaio, in questo momento la fortuna di vedere tutto quanto. Qui possiamo notare i semi che sono anche loro commestibili. Beh, devono maturare ancora. Ecco, questo qui riusciamo a vederlo, qui ce ne sono alcuni maturi e questi sono commestibili. Hanno il gusto, sembra un po' le noccioline verdi delle nostre nocciole. Ma si possono assaggiare? Assolutamente sì. Sì, provo. I semi sono questi, adesso non sono ancora maturi, nel senso che loro devono, per maturare, poi la capsula si secca moltissimo e lascia lo spazio per permettergli ai semi di cadere. Però in questo momento si possono mangiare, bisogna sbucciarla, che adesso diciamo si toglie abbastanza bene, comodamente, mentre quando è dura è proprio durissima, cioè proprio non si riesce. Prego. Era questo colore giallo crema, eccola qua. Bisogna togliere il germoglio perché è amarognolo, solo per quello non è molto gustoso. I cinesi hanno delle bacchettine, tipo quelle di spiedini, che ce li infilano e riescono a sfilarli senza aprirlo. Lo fanno nei mercati. Questo è il germoglio che bisogna toglierlo, solo perché è commestibile anche lui, ma è amarognolo, quindi è solo poi come quello. Lo spicchio d'aglio, insomma, bisogna buttare via la parte centrale, assaggiamolo. Bello croccantino, un po' quasi un latticello, si sente che è giovane. Il sapore è quello di una nocciola ancora in via di maturazione, quando non è ancora completato. Abbiamo visto le radici, abbiamo visto i semi e ora parliamo delle foglie. Foglie che non si mangiano, almeno non mi è mai capitato di mangiarle, però hanno una funzione molto importante perché sono utilizzate nella cucina per fare la cottura a vapore o comunque tutto ciò che è enveloppe, come direbbero i francesi. Noi usiamo il Domopak, usiamo dei prodotti industriali che realizziamo con i metalli, con le plastiche, invece questo è un prodotto assolutamente naturale che i cinesi usano da sempre. Foglia di loto che è famosa ed è studiata per l'effetto loto, buttandoci sopra l'acqua, come accade sul fiore, è idrorepellente, cioè l'acqua scorre via, rotola quasi, come se trovasse una superficie assolutamente inadatta a lei. Anche di queste ne sceglieremo poi un paio di foglie, le più belle, un certo diametro, e le portiamo a Silvia che oggi le userà per cucinare.
Ed eccoci tornati dal vivaio Le Moie, dove eravamo questa mattina, dal Canavese a Porta Palazzo, nel cuore della Torino multietnica, per ritrovare un'amica di sempre, Silvia Ling, del ristorante Ze Yang, grazie, migliore Vittorio, ristorante cinese della nostra città, e anche un ambassador di Slow Food, perché Silvia, dobbiamo dirlo, da sempre molto attenta alle radici della sua cucina interpretata con i migliori prodotti. Ti abbiamo visto le coltivazioni di loto alle porte di Torino nel Canavese, oggi con Silvia prepariamo due ricette. E Silvia, io ti lascio mano libera, sei nel tuo regno. Spero che abbiamo scelto le foglie e le radici con Emanuele, quelle giuste. Che cosa ci vuoi preparare? Allora, le foglie e le radici sono bellissime. Va bene. Complimenti. Allora, ringraziamo Emanuele. Le ha scelte bene perché ti conosce. Allora, pensavo innanzitutto di fare una ricetta col pollo. Ok. Che poi salteremo con le radici di loto. Perfetto. Allora, partiamo. Gli ingredienti che utilizzeremo per questa ricetta. Alette di pollo, proprio un piatto classico che si può fare a casa, dove si usano le mani per mangiarle perché ci sono le ossa dentro. Il pollo verrà poi saltato con il pepe di Sichuan, peperoncino fresco, foglie di alloro, peperoncino secco, peperoncino tritato, del cumino anche, che non manca mai, lo zenzero e la cipolla e l'aglina, che non mancano mai nella cucina cinese. E poi c'è lui che è il protagonista di questa puntata. La radice di loto. La radice di loto. Ascolta, abbiamo visto dove cresce, come si estrae. Adesso tu ci insegnerai un po' a cucinarla, perché gli italiani manco se lo immaginano, che cioè, la bellezza del fiore di loto tutti la riconoscono, la sacralità del fiore, però così puoi scendere a livello terra-terra a parlare di qualcosa di mangiare, insomma, c'è una bella distanza. Come si lavora la radice del loto? Allora, la radice del loto, vedete qua, sono tanti piccoli, dipende un po' dalle dimensioni, salsicciotti. Stamattina li chiamavamo salsicciotti. Salsicciotti, ecco, che vengono, allora, prendiamone uno, vengono spezzati e poi da questa parte qua viene sbucciata, bisogna sbucciarla per poterla usare. Una volta sbucciato lo si può utilizzare in diverse maniere. Ok. Fritte, saltate, stufate, quindi tantissime maniere. Tanto ora lo faremo, certo, e quindi impareremo da te come si lavora. Sì. E questo devo dire, finalmente che ci sono realtà come l'azienda agricola e il vivaio Le Moie, perché fino a poco tempo fa noi eravamo costretti a usare questi prodotti, e sono questi dischi che arrivano direttamente dalla Cina, sono in una sorta di salamoia o in alcuni casi vengono proprio venduti ancora surgelati, però come sempre il prodotto fresco a chilometro zero non ha nulla a che vedere con queste cose. Ok. Giusto. Partiamo con il pollo. Partiamo col pollo. Allora, abbiamo scelto delle alette di pollo, bisogna tagliare o fatte tagliare dal macellaio. E qua ci vorrebbe una bella mannaietta cinese. Sì, è vero. Quindi fatto a tocchetti. Fatto a tocchetti. Una volta fatto a tocchetti, semplicissimo, allora lo mettiamo a bollire. Ok. Allora, nella bollitura, se vogliamo, possiamo aggiungergli dei pezzetti di scarto, diciamo, dello zenzero, alle parti un po' più brutte. Anche solo la pelle? Solo anche la pelle. Quindi queste piccole parti così lo possiamo buttare dentro. Che gli danno un po' di profumo. Che gli danno di profumo. E poi non si butta via niente, diciamo. Nulla, non si spreca nulla. Pezzi di cipolla. Un courbouillon, direbbero i francesi. Ecco. E basta. Lo lasciamo solo bollire così. Perfetto. Diciamo un quarto d'ora circa. Un quarto d'ora. Ora mettiamo mano alle radici. Mettiamo mano alle radici. Allora, prendiamo una radice. Tagliamo le due estremità. E lo sbucciamo. Quindi con un pelapatate va benissimo. Va benissimo, però, sì, è comodo. Anche perché con un coltello è un po' difficile, perché è un po' duro, legnoso. Infatti, e quindi non so se si sente il suono. Sembra che sta rasando quasi. Quindi tagliamo in fettine. Quindi
rondelle di un paio di centimetri, eh? No, mezzo millimetro, mezzo centimetro. Mezzo centimetro. E poi più o meno a 3 minuti prima che il pollo finisce di bollire gliele buttiamo dentro. Ok. Adesso è pronto. Scoliamo. E scoliamo. Ma si butta il brodo, sì? In teoria lo recuperiamo. Ah, ecco. Ole. Via. Perfetto. Il pollo adesso lo dobbiamo marinare e lasciare a riposo che poi verrà fritto. Allora, mettiamo un pizzico di sale, un pizzico di zucchero, un goccino proprio piccolo di salsa di soia, un goccio di vino di riso e un goccio di salsa d'ostrica. Condimenti classici della proprio cucina. Proprio classici della cucina cinese. Allora. Una bella mescolata. Siamo tornati al pollo che ha marinato e adesso mettiamo della fecola di patata che serve a creare la crosticina croccante all'esterno. Mettiamo dai 2-3 cucchiai perché lo deve ricoprire bene e racchiude all'interno i sapori. Diamo una bella girata. Ecco qua. E il pollo è praticamente tutto ricoperto. Passiamo alla frittura. Olio a 180 gradi. Le facciamo belle dorate. Belle e dorate. Più che altro sentire la croccantezza. Certo. Ma non so, anche quando proponi questi ingredienti cinesi, gli italiani apprezzano, sono curiosi o sono sospettosi? Ma da noi i clienti sono molto curiosi, però ormai ci conoscono ormai da 40 anni si fidano, e quindi si fidano. Ciecamente. Credo che tu riuscissi a fargli mangiare anche i serpenti volendo. Non sono io che non li vorrei proporre. Però. Meno male. Allora, voilà. Io direi che... Prendiamo un paio di piattini. Adesso prendiamo una padella per fare il saltato. Un po' di olio di semi. 2 cucchiai. Ok. Mettiamo lo zenzero che abbiamo precedentemente tagliato. Prendo anche solo una cipolla. Visto che abbiamo il pollo a tocchetti, cipolla a tocchetti. Ok. Poi, se lo volete molto piccante, il peperoncino si può tagliarlo, però è già abbastanza piccantino, quindi diciamo intero. Che lo lasciamo intero. Delle foglie di alloro, peperoncino secco, questo non è forte. Bene. E pepe di Sichuan. Mettiamo il pollo. Allora. Pollo. Sente un po', eh? Si sente il peperoncino. Sembra una ricetta di Sichuan, della cucina, questa cucina a Malà, allora, dove il pepe di Sichuan e i peperoncini rendono aggiungiamo piccanti. Il cumino. Le esalazioni del peperoncino si sentono, Poi ovviamente regolatevi voi. Pizzico di sale abbiamo messo. Allora. Un goccino di salsa di soia. E qua bisognerebbe... Lo facciamo. Velocemente. E un goccino di vino di riso. E voilà. Praticamente il loto solo sbollentato, sì, e poi prende un po' prima. Il sapore del... Che meraviglia! La ricetta di casa, avete visto, molto veloce. Si sbollenta il pollo, una salsa velocissima e poi una saltatura finale. E lo presentiamo dentro questo mini wok che può andare direttamente sul tavolo dei commensali con una candelina sotto che ci tiene in caldo il nostro piatto. È la prima ricetta e
pronta. E voilà. Seconda ricetta, qua siamo su un classico che però tu fai a modo tuo. Una delle ricette che ho scoperto nello Yunnan in Cina sono dei medaglioni di loto, che qualcuno chiama anche hamburger di loto. Come la facciamo questa ricetta, Silvia? Allora, in genere si sbuccia la radice di loto. Una volta sbucciata date una lavata e poi si tagliano a fettine. Ok. Quindi tagliamo delle fette di loto. Senti, al naturale, per chi non l'ha assaggiato, che gusto potremmo descrivere? Ma è a come... A cosa può ricordare? Una patata, praticamente. Cuore di carciofo, a volte, è già più pronunciato, no? Sì, il carciofo è già più dolciastro, secondo me. Questo è delicato, molto, però dal suo lato è croccante. È una croccantezza molto interessante. Poi, quando una volta cotto, si mastica, c'è come dei filini trasparenti, quindi c'è delle fibre particolari. Tra l'altro fa molto bene, come tutti gli ingredienti a base di fibre, perché puliscono il tratto intestinale. Lasciamo le fette. Ok. E condiamo la carne. Semplice carne di maiale tritato con una parte grassa che serve a rendere il piatto più morbido. Cioè, un po' come i ravioli, no? Giusto. Sembra più o meno quella. Allora, mettiamo un pizzico del sale, diciamo un mezzo cucchiaino di sale, un goccino di salsa di soia, un goccio di salsa d'ostrica. Vedete come con poche salse nella cucina cinese si riescono a preparare tantissimi piatti. Un goccino di vino di riso. Mescoliamo bene. E questo, diciamo, è un impasto classico che si usa in tante ricette, no? Sì. Allora, mettiamo una parte di cipollotto anche dentro, tagliato finemente. Che non manca mai. Mettiamo aglina. Aglina. Sa proprio di aglio, però è molto più digeribile. Questo è l'aglio cinese, quello piatto? Sì. Addirittura in fiore, guarda, sì, che meraviglia. Sta fiorendo in questo momento nel mio giardino. Ma dai. Siccome dobbiamo metterlo in mezzo a due fette di un tubero, bisogna mettere un pizzico, un pochettino, uno o due cucchiaie di fecola di patata, che serve da collante. Te la passo però subito. Contemporaneamente non altera il sapore. Ce l'abbiamo ancora qua. Fa da legante, sostanzialmente. Ecco. Anche un cucchiaio abbondante è più che sufficiente. E quindi farai poi un paninetto? Un panino. Schiacciare leggermente, certo, che così esce dai fori, esatto, la carne. Abbiamo queste foglie meravigliose, per cui le voglio sfruttare. Da dare il profumo anche alla radice, cuocendoli direttamente qua dentro. Proprio quindi, lì dentro? Sì. Allora, quindi li disponiamo. Che meraviglia! Quindi al vapore, come si fa con dentro gli involtini? Dentro i fagottini, come il riso. Sì, sì, come fai il zonzino. Sì. O come il riso. Ecco, proprio un involtino. Così, un involtino, adagiamo dentro alla pentola, la mettiamo a cuocere al vapore. 10 minuti. Allora, 10 minuti e sono pronti. Sì. Nel frattempo prepariamo la salsina da utilizzare. Allora, un goccino proprio di olio. Appena appena. Ok. Poi mettiamo dentro prima lo zenzero.
zenzero e gambo di cipollotto. Facciamo soffriggere un attimino. Questa mattina pensavo, chissà se ci troveremo, se avessimo la possibilità di tornare qua fra 100 anni o 200 anni e vedere quanti di questi ingredienti che stanno arrivando in Italia pian piano entreranno nelle nostre cucine, come è successo del resto con i pomodori, con le patate, col mais nel 600 dopo la scoperta delle Americhe. Io sono sicuro che molti di questi ingredienti poi i nostri figli, i nostri nipoti impareranno sempre di più a conoscerli e a utilizzarli. Intanto noi cominciamo a darvi i primi input. Inizia a sentirsi il profumo dello zenzero. Assolutamente. E quindi aggiungiamo, diciamo, mezzo bicchiere d'acqua. Poi qua bisogna darò tutto in trasparenza, abbiamo queste nubi di fumo della cucina che ci avvolgono. Salsa di soia, ancora un goccino di salsa di ostriche. Salsa di ostriche. Un goccino di vino di riso. Di vino. Lo legherai con un po' di maizena. Un po' di fecola di patata. Un po' di fecola di patata. Maizena, è la stessa cosa. Un po' d'acqua. Un pochettino d'acqua. Poca. Si scioglie un po'. Si aggiunge. Questo non dà né sapore né colore, non disturba. Ecco fatto. La salsina è che pronta. Che profumo, Silvia. Okay. Peccato che in televisione non si senta. Allora, abbiamo concluso la nostra cottura a vapore. Vediamo un po' cosa è venuto fuori. Vediamo un po'. Eccolo lì. È già cotto. Sono passati 10 minuti, giusto? Sì. Vediamo. Voilà. Ora adesso lo tiriamo fuori. Se mi passi ti un passo piatto. Un piatto per la presentazione. Eccolo allora, qua. Mettiamo qui. Adesso poi lo apriamo. Questo, vedete, imballi naturali, altro che pellicole di Domopak, alluminio piuttosto che carta fata o carta da forno, tutto naturale. Volevo metterlo tutto in uno. Tutto in una, così poi mettiamo tutta la salsina sopra. La salsina gliela metti sopra? Gliela mettiamo sopra. La nappiamo bene con la sua salsa avvolgente, addensata con la maizena o con la fecola di patate. E voilà. E voilà. E anche questo è andato. Finalmente il momento dell'assaggio. Cominciamo da questi paninetti di radice di loto con un ripieno di carne di maiale e ora l'assaggio. Bisogna prendersi il tempo. È molto croccante. Sta benissimo la croccantezza del loto, che è neutro, assorbito gli umori di cottura del brodo, ma anche poi della cottura a vapore della carne di maiale. Molto molto buono, direi. Questo è un piatto che io inserirei tranquillamente nella carta del ristorante. Se riesco faccio anche il bis. Mi ricorda vagamente la consistenza delle castagne d'acqua, però il sapore è leggermente diverso. Entrambe le texture comunque molto interessanti. E ora l'altro piatto, il secondo, queste alucce di pollo marinate e fritte
e poi accompagnate anche qua con la salsina e di nuovo la radice di loto. Io vado subito sulla radice di loto perché lei è la protagonista. Tolgo le foglie di alloro per concentrarmi proprio. Molto croccante, ancora di più di qui perché questa non ha bollito, è proprio dolciastra, ha preso proprio il sapore dolce, un po' piccantino del peperoncino e dello zenzero, proprio ruffiana, molto molto ruffiana come ricetta, buona. E ora andiamo col pollo. Qua dovete fare attenzione alle ossa del pollo, masticate molto adagio, però abbinamento perfetto. Prendo ancora un po' di cipollina, un po' di gambo di cipollotto e torno ancora una volta sulla radice di loto più piccolina, magari con un pezzo di zenzero perché secondo me ci sta bene. Brava Silvia, 10 lode. Al prossimo viaggio, vi aspetto.